vedi che gli spunti che è un piacere. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno Gabriele, buongiorno, buon appetito a tutti. Siete collegati con Mimmo Ferretti del Messaggero. Mimmo? Mi sa che te ne è saltato uno però. Chi c'è? Il Baldello. Ma chi c'è? Guido Tubaldo? Io volevo fare i complimenti per il pezzo oggi sul Corriere. Sì. Un'analisi lucida. Guido, Mimmo ti sta facendo della partita. Complimenti Guido. Grazie, grazie Mimmo. Perché è Veneto? Ma perché è Veneto, tu, Guido Tubaldo? No, sì, origini venete. Mezzo laziale però no, dai. Dici? Dai. Che... Cosa dici? Cosa? Mica sono di Venezia? O Stregheta. Buongiorno anche al pro di Ubaldo Righetti. Mimmo, buongiorno Mimmo. Siccome io ti conosco e dentro di te, al di là del professionista, c'è una base buona di pitonaggine, tu me vorresti di che il calcio regala pure sentimenti adesso, no? Sì, li regala, sì, però bisogna vedere a che ti riferisci, insomma. Il bel gesto di ieri a me è piaciuto. In un certo momento ho temuto che poi potessero del daspo, perché tu sai che sì, si scavarca. Se tu fai invasione di tribuna, perché lui ha fatto praticamente invasione di tribuna, e poi l'arbitro è stato costretto ad ammonirlo per una regola abbastanza impietosa in questo caso, però va bene, ci sta. E ha fatto bene anche Garcia a dire che Florenzi verrà ammonito, ma insomma, scusami, verrà multato, perché tu sai che nel regolamento interno chi prende queste ammonizioni un po' così al di fuori degli schemi, che può essere una maglia levata, un'esultanza un po' troppo esagerata, viene punito. Però insomma, avercene di questi episodi ogni domenica, va bene così, dai. È stata una bella immagine, una bella foto. Secondo me, pensa che Tirico ha fatto fin troppo clamore, perché, torno a ripetere, siccome è una cosa che succede ogni tanto, probabilmente nel caso in cui ce ne fossero più di questi gesti, io mi sono permesso di scrivere più lacrime e meno lacrimogeni, e sarebbe già un grandissimo passo in avanti, insomma, no? Lo che dite? No, assolutamente. Beh, anche perché poi noi siamo preparati. Faccio finta di avere un attimo il tintichierello. Perché va de moda, mi? Mi hanno detto sì, un amico mio, perché io ho telefonato, ero occupato. Ah, stava mandando Twitter. E ha twittato oggi di moda va il tintichierello, capito? Allora io mi adeguo. Tintichierello è romano, mi, a lui come gli è venuto, perdonami. Adesso non posso sapere nella sua lingua come si dice. Ti come ride? Ma tu sei? Ma io perché io te capisco? Non capito. Vabbè. Mimmo, avrei qualche domanda, Mimmo. Prego, prego. Tanto dopo le faccio tre copechi l'una, eh. Oh, ho sbagliato con Mila Juve, Io non c'avevi detto, io non c'ero sabato, mi. Ok, bene. Vabbè. Io pure. A monte, hai preso, diciamo, il risultato? No, ho puntato tre copechi, purtroppo sulla vittoria della Juve, nel senso, c'erano tre ragazzetti, mi ricordo manco come si chiamano, sabato a pranzo. Mi pare uno Marco, uno Luca, un altro ha nome strano. Gervasio. Sabatino, una cosa del genere. Ma ho detto, come vedimi la Juve stasera? Io ho detto, ma io spero in un pareggio, ma la Juve se la porta a casa, infatti, voglio dire. Ed è stata bravissima la Roma, che fa? A impedire che la Juve piazzi un pochettino così un po' troppa confidenza con la vetta della classifica, no? 13 minuti è il tempo di sbrigare sta pratica, poi apro una parentesi anche sul Cagliari e poi tutti a casa tranquilli. Torello, Mimmo, appunto su questo, palla. 15 minuti finita la partita, ho trovato altri spunti, altre indicazioni, te, oppure è stata una partita? Ma che... devo dire, vorrei sottolineare due cose della partita di ieri, nei singoli però, parlo dei singoli. Una, ti ho visto col meno peggio delle altre volte. Non so quanto sia stato merito suo o demerito del Cagliari, poi aprire una parentesi per parlare col Cagliari. E poi ho visto un professore in mezzo al campo che si chiama Seydou Keita, che noi probabilmente avevamo un pochettino sottovalutato. Voi? Voi, noi qui, perché tu sei un fenomeno, tu conosci tutto e tutti. A lui piace far piacere. No, questo lo conoscevo. Ma va, ma smetti, non sai neanche come si scriveva. Scrivi con CH, dai, sta buono, dai. T'ho visto io prendere appunti che da CH e Ita, sì, sì, tempo, sì. Sta buono, va. Ricordate che lì al coso, ma lì si capiva che era lui. Cassini, lì a piazzale della radio. L'hanno cacciato. Sì, a piazzale della radio, vinto. Sì. È a miseria, oh. T'hanno cacciato perché non solo eri proprio un po' così ignorantello.
Oh, sapete che Ubaldo ha fatto 3 volte la terza media? Sì, sì, sì. 3 volte. Gli hanno dato, era come 3 calci d'angolo. Tu ricordi, mi 3 calci d'angolo era rigore? Esattamente. E lì uguale. Arcassini proprio quando arrivava lui faceva le feste. Ah, perché gli altri ci avevano tipo 12-13 anni, lui già andava con la pagodina, capito? Veramente, andava a prendere la terza media, con la pagodina, perché c'era ma era affezionato a quel gruppo, io ci segreto. Saliva a scuola e dicevano: scusi, lei chi è? Veramente io sarei uno studente. Dice, ma come? Col pagodino. Non conoscevo nemmeno. Io lei è uno studente, dovrebbe stare qui tutti i giorni. Lui ha detto: no, ma io so De Sermoneta, capito? Tutte queste cose. Gli ha dovuto portare l'album delle figurine per farsi. Esatto, bravo 84 gli ha portato, sì, capito? Sì. Ci ha rotti i coglioni con suo bravo. Mamma mia! Ma fino all'altro giorno! Il premio più inutile della storia del calcio. Oddio, mondiale, ce ne sta qualcun altro un po' più inutile, ma questo era bello inutile, eh. Questo era francamente molto inutile. Quest'anno punta allora, il visto microfono. Che lui conosceva Seducheta. Allora vi faccio subito una provocation e la faccio al tecnico che è in voi, cioè Guido D'Ubaldo lì che avete alla vostra sì. destra. Vi faccio questa provocazione: e se De Rossi e Chedà non sono tanto portati per giocare insieme? Sì, Coppianic. Rispondimi bene. No, no, sono portati a giocare insieme con Pjanic più avanti, non Angolan. Ah, quindi tu metti 4-2-3-1. Bravo Ciccio. Ah, lo vedi. Bravo. Perché Ciccio. Io ho notato che ieri, a parte Daniele evidentemente non stava molto bene, sì. E poi ha finito con rovinarsi la giornata. Però io ho visto che dà molto a proprio agio quando ha dovuto prendere in mano tutte le operazioni del centrocampo. E non c'è niente di male perché ricordavi il 4-2-3-1 di Spalletti, quello che insomma qualche cosina bella ce l'ha fatta vedere. Il professore della squadra era Pizzarro, no? Quante volte l'abbiamo detto? E Daniele era uno straordinario mediano che stava a protezione della difesa e che poi quando poteva andava a fare giochi in avanti. Ecco, se si dovesse sistemare la squadra con questo 4-2-3-1 e che Idai e De Rossi potessero riuscire a trovare un affiatamento, beh, io penso che lì ci sarebbe una quadratura straordinaria. Poi però voi già usavo quello che mi state a dire. E Nainggolan e Pjanic e Strootman e tutti questi che famo, di mettemo entrano dopo Mimmo. È una cosa bella. No, più che altro Mimmo, credo che Keita sia l'unico che abbia buongiorno Giorgio. Buongiorno. Buongiorno. Ho sentito la tua esultanza. Rete no, risultato di 2-0. Non l'ho detto però. Io ho l'impressione sempre, scusa se te lo dico Gianluca, dimmi. Secondo me tu hai dei ganci che ti impediscono di aprire bene proprio l'arco plantare qui della bocca, non so come si chiama. Oh, senti, lui c'ha un radiatore. Esatto. Un po' ingolfato però, eh. Ma lo vogliamo spiegare che io non ho nessun tipo di voce impostata, è proprio così. E tu ma tu sei nato così? Sì. Ma dovrei raccontare. Tu dovevi sentire il battesimo. Chi è nato imparato? No, non ci scherzate. Non ci scherzate perché poi magari Mimmo al battesimo. Piangiamo così. Veramente, ragazzi, non ci scherzate perché c'è una storia brutta dietro. No, te lo giuro. Ma stiamo a scherzare. Credetemi. Gianluca è così, Mimmo. Poi magari il pirato ve la racconto. Io ti dico che secondo me lui è uno che secondo me pure, senti che te dico. Secondo me sai che lui acchiappa pure parecchio con sta voce. Ma no, lui è felicemente impegnato. È un praticante. Ma questo è un bravo. Ma che vuol dire, scusa? E che vuol dire? Che ci stanno i Tot Fans Club? Che vuol dire? Pure Totti è impegnatissimo. Sì. Io ho visto, adesso non mi ricordo in che settore dello stadio, il zio Antonio Fans Club. Ce l'avano con lui? Ha superato lo zio Bergo, mi pensa? Stavo facendo una domanda seria. Dimmi, sì, Giorgio. Ti dicevo, Mimmo, secondo te c'è l'unico, cioè Keita è l'unico giocatore che ha quel tipo di caratteristiche? Per cui possono giocare De Rossi accanto a Keita, Nainggolan accanto a Keita, Strootman accanto a Keita, anche se sono due mancini, ma non c'è il vice Keita? Keita è una bella sorpresa, nel senso che qui in Italia solo Ubaldo Righetti sapeva che lui sarebbe stato un grande acquisto per la Roma. Noi invece dormivamo da piedi. Sì. E neanche avevamo letto il curriculum di questo ragazzo, il palmarès, come si dice, cioè, no? In questi casi. Però che lui potesse. Ma la sensazione, lo sapete qual è? Insomma, ieri c'erano dei giocatori che l'anno scorso noi manco potevamo mai pensare che poi sarebbero arrivati alla Roma, no? Cole, Ian Gambiva, Manolas, lo stesso Keita, no? Sì. Ma io ho avuto la sensazione che questi ci stavano pure l'anno scorso. Per quanto sono inseriti, dici esattamente, tu. Esattamente.
perché evidentemente la squadra ormai ha un suo DNA, questo l'abbiamo capito, no? Che è un DNA tecnico ma anche tattico, e lì la mano dell'allenatore si vede e si stravede proprio ieri, credo mai come ieri si sia vista la mano dell'allenatore. Poi Ubaldo ci spiegherà come e perché è vero o non è vero, però tu prendi Manolas, tu prendi Yang Gabbiva, poi apriremo una parentesi anche su Yang Gabbiva, e lo stesso Cole, ieri un pochettino meglio, ma Chiesa sembra che gioca la Roma da sempre, eh? È un, praticamente uno spettacolo, perché a me impressiona di Chiesa una cosa, quando lui viene attaccato alla palla al piede, cioè lui non si preoccupa di niente. Minimamente. Quella è una dimostrazione innanzitutto di saper giocare a pallone, ma anche di personalità, perché dice chi sei te? Mi viene attaccato, come ti chiami? Ciao Pedro? Non ti ho mai visto, manco ci parlo con te. Come ti chiami te Daniele Conti? Con te non ci parlo, manco devo vedere. Come ti chiami te Ekdal? Non so chi sei. Ma chi guardava? Continua a fare il suo giochino, il suo fraseggio. Quanti palloni avrà sbagliato ieri? Contro il CSK a Mosca ne ha sbagliato uno su 100, giusto? Sì. Chiedo... Conforto al professor Ciantoni, giusto? Sì, uno su 100, anche ieri mi pare verso il finale ne ha sbagliato forse uno. Ai, attenzione, eh? Quindi lo democrazia è una pippa? Assolutamente, ragazzi. Era meglio che ci stavano prima? Beh, era meglio Marchigno. Si è fatta questa polemica, no, con Taddei, perché non Taddei, hanno la stessa età, Taddei, pezzo di cuore, pezzo di storia. Sui pezzi, sta attento, perché sì. In corpo, eh? Sì. Ah. Non è il caso di Taddei, però. È un giocatore che ha dato alla Roma tantissimo. Secondo me è stato ingeneroso, vi è più farlo oggi, sarebbe ingeneroso non fare un paragone fra Taddei e Keita, eh. Soprattutto cioè, oggi sì. Oggi sarebbe veramente impietoso, cioè Taddei è uno che per la Roma ha fatto attaccante e terzino centravanti. Mi ricordo una volta 4-2-3-1 sempre con Spalletti, a Roma giocava Udine, non ce n'era più nessuno, Taddei giocò punta di riferimento. Sì. Quindi ha fatto il terzino destro, ha fatto il centrale davanti alla difesa, ha fatto il regista, a Taddei non gli si deve e non gli si può di niente, però fare un paragone con Keita mi sembrerebbe generoso adesso, quindi la Roma ha fatto un cambio che lì per lì poteva sembrare, no, una cosa azzardata, voi ricorderete, no? Poi però tu vedi giocare a Keita e dici caspiterina chi ha preso la Roma, no? E quindi va bene così, complessivamente una buona Roma, ma fatemi dire che la delusione del Cagliari è stata profondissima. Allora non so se la Roma è talmente più forte che non consente alle squadre avversarie di fare qualche cosa di decente, non lo so, perché il CSK a Mosca si è cominciato a vedere dopo 5-0, ha fatto qualcosettina quando la Roma sarà bella tranquilla già a pensare alla partita successiva. Ieri io vi aiuto, cioè vi chiedo sempre di aiutarmi, io non ho visto assolutamente una squadra zemaniana, cioè quella non è una c'è stato zemaniana. Un taglio, non c'è stata una sovrapposizione, ma l'intensità no, però, neanche nei primi minuti, niente proprio. Ma no, ma anche dopo, quando lui ha avuto campo, nel senso che la Roma non c'ha più voglia, desiderio, ma ti aspettava e voleva fare un altro tipo di partita, io non ho visto nulla di una squadra zemaniana, siccome io mi ricordo anche la Roma di Zeman, quella di 2 anni fa, che poco era zemaniana, molto poco era zemaniana. Allora non vorrei che, come posso dire, questo 4-3 Zemagnano non fosse più un calcio attuabile oggi, nel calcio attuale, in questo momento storico del calcio. Che c'è un certo rifiuto. Ma non so se c'è certo rifiuto, forse sì, è un... Mimmo, però perdonami, allora, guarda, mi dai l'assist per farti, prego, una domanda. In tutti i Roma-Cagliari o Cagliari-Roma degli ultimi, non lo so, fai tu, hai mai visto un Daniele Conti così... quasi tranquillo, cioè nel no, senso... No, ma ti posso dire una cosa, qui faccio una riflessione tecnica, non sul piano personale. Io ti dico, secondo me Daniele Conti tutto può fare tranne che centrare nel 4-3-3 del Zema. Cioè Daniele Conti non ha i tempi e i ritmi di gioco di Biagio, per farti capire, che era l'uomo super adattissimo per fare il 4-3-3 zemaniano. Daniele Conti è uno che non c'ha quei tempi di gioco lì, c'ha altri tempi di gioco, c'ha altre giocate, c'ha un altro modo di approcciarsi ad esempio all'inizio dell'azione. Ma adesso non vorrei parlare troppo di Daniele Conti quanto del calcio zemaniano, nel senso che io sono un po' di... forse a Pescara sì, no? Giusto Baldo? Mm-hmm. Pescara si vedeva che era una squadra di Zeman. Sì. Ovviamente avendo poi davanti tre giocatori bravi che lui ha contribuito a fare diventare dei giocatori molto bravi, ma insomma poi dopo anche il gioco che ti supportava. Però lo ripeto, o è troppo forte la Roma in questo momento che riesce ad annichilire sia il CSK a Mosca che il Cagliari in un quarto d'ora, oppure forse magari riferendoci alla partita di ieri,
questo 4-3-3 va un pochettino rivisto, oppure può essere anche che, come posso dire, che non ha gli interpreti giusti, Mimmo. Non ha gli interpreti giusti, e soprattutto è poco tempo che sta facendo giocare questo modulo qui alla squadra, no? Però mi aspettavo un altro Cagliari, ma proprio da un punto di vista tattico, come posso dire, no? Però lo ripeto, contro la Roma in questo momento è difficile giocare, perché poi la Roma ti fa due gol, poi si mette lì, comincia a fare un torello senza andare a sforzare mai nessuna situazione, facendo soltanto le cose, come posso dire, sicure al 100%, quindi tenendo palla, facendola girare, in attesa che poi ci possa essere la giocata, la stoccata giusta. Quindi giocare contro la Roma è molto complicato, vero Ubaldo? Sì, l'abbiamo definito oggi un allenamento a porte aperte. Ah, l'hai definito così? Mimmo, Mimmo, ci aspetti un attimino? Sì. Intanto stiamo un tre sulla moto, ci mettiamo un attimo. Precisione, Mimmo! No, no, con comodo, eh. Ammazzami! Tempo di mettere sul cavalletto. Ci sei rossi, beh, ma poi in tre siamo andati piano. Senti Mimmo, poi c'è la gestione degli infortunati. Mimmo. Ecco, attenzione. Lì c'è un puntino di apprensione, diciamo così. Perché non è normale, diciamo così. Probabilmente è casuale, ma potrebbe anche non essere casuale, che ogni partita c'è qualcuno che ci lascia le penne sotto l'aspetto muscolare a livello di infortuni. Allora, noi sappiamo perfettamente che la Roma rispetto alla passata stagione ha cambiato preparazione, in quanto ha cambiato il preparatore. E fare i conti con infortuni muscolari è sempre, come posso dire, una diretta conseguenza di quello che tu fai in campo, non soltanto probabilmente durante la partita. Allora io vorrei che questo fosse un argomento che venisse accuratamente preso in considerazione a Trigoria, perché noi ovviamente ci beiamo del fatto che la rosa è abbondante, che ci sono tanti giocatori bravi, che ci sono tanti giovani pronti eventualmente a dare una mano, però la Roma è una squadra ambiziosa, la Roma è una squadra che vuole ottenere il massimo ovunque, sia in campionato che in Champions, e quindi non può fare i conti con una rosa talvolta ristretta per quelli che sono problemi di natura muscolare. Togliete a Story, che è stata una distorsione al ginocchio, quindi un fatto traumatico, non c'entra niente, però gli altri bene o male hanno delle matrici comuni, da Castan, da Borriello, De Rossi, lo stesso Iturbe, insomma credo che lì la Roma debba fare un attento esame, anche se poi Garcia è uno che è laureato in scienze motorie, conosce bene la situazione, quindi sa come comportarsi, si è affidato a dei professionisti che ovviamente sapranno il fatto loro, però insomma se noi non dicessimo queste cose, stessimo qui a dire che bello che si è fatto male De Rossi, tanto ce n'è un altro, non ce ne frega niente, secondo me non faremmo una cosa giusta. Mimmo, scusa, è cambiato il preparatore, è cambiata, questo è certo, è sicuro che è cambiato una sorta di preparazione, perché io sapevo che l'80-80% del lavoro veniva effettuato in campo col pallone, quindi sì, quelle qualità tu le sviluppavi attraverso quelle esercitazioni, anche divertenti, no? Che il giocatore si divertiva, però allo stesso tempo lavoravi, quindi l'intensità. Però, perfettamente, per tua esperienza diretta, a parte tu a Roma hai fatto i conti con il professor Colucci, che è Tan Colucci, tu ricordi? Vabbè, noi fondo c'era una volta, esatto. Chi lo fa? Però voglio dire che comunque sia, ogni preparatore ha un suo stile, anche se fa un lavoro, come posso dire, su una base tracciata, e poi magari qualcosa di personale ci porta. E poi dopo il nuovo preparatore a Roma è uno che Rudy Garcia lo conosce perfettamente, perché l'ha voluto lui, in quanto lui l'aveva avuto alle mani, no? Qualche anno fa, giusto Gabriele? Sì, assolutamente. Scusami, dove Mimmo? Sai? Ah, no, che hanno spenta la voce. No, sì. Ho avuto anch'io il tintigarello, come si dice. ho dovuto. No, ti dicevo, l'ha avuto alle mani lo scorso anno, era alla Lazio. Compacto, sì, fino a dicembre 2013, e poi l'ha preso. Adesso ha cominciato a lavorare con la Roma, credo, dalla tournée americana, quella di maggio. Sì, ecco, infatti ti dicevo anche che nel riferimento al discorso che abbiamo fatto legato alla preparazione, è evidente che avendo fatto una preparazione particolare la Roma, non voglio dire strana, comunque sicuramente particolare, visto che ha fatto prima una tournée e poi è andata in Austria a fare un lavoro aerobico, non so, ma un lavoro anche di potenziamento muscolare, cose di questo genere. Io non voglio addentrarmi in campi che non conosco, però immagino che sia stato un pochettino questo, no? E allora il fatto che comunque ci siano tutti questi infortuni, lo ripeto, può essere anche casuale, però è bene dare un'occhiata a perché casualmente avvengono questi infortuni qua, ok?
vedete addormentati? Che vedete? Stavamo riflettendo anche esaminando un po' mentalmente, Mimmo, non sono tutti uguali, no? La dinamica poi sì, è diversa dall'altra, perché i Turbe si è fatto male in scivolata, mi ricordo, poi era lì, ha appoggiato male il piede sul colpo. Castagne si è fatto male contro l'Inter ed è un problema che si è riportato. Daniele se lo porta dietro, pare dal mondiale addirittura. Sì, ecco, sì. Infatti io dico, propendo per l'ipotesi della casualità, e purtroppo della reiterazione della casualità, però secondo me va data un'occhiata a me. Certo. No, nel senso che se poi tu dici, vabbè, se ne fa male uno, però non è colpa di nessuno, poi secondo me non fai il bene di, insomma, della tua squadra. Devi andare a controllare, perché, insomma, proprio perché le cose in questo momento stanno andando bene in questo modo, e soprattutto Rudy Garcia ancora a disposizione, come posso dire, sempre e comunque dei titolari, perché è difficile parlare quest'anno di titolare e di riserva nella Roma, eh. Cioè, ditemi voi uno che può essere considerato riserva. Faccio un esempio, chi ha giocato tutto il minutaggio fino a questo momento è stato, indipendentemente da De Santis, che è il portiere, quindi Nainggolan, giusto? Però voi pensate che uno come Keita può essere considerato una riserva? No. In campionato anche Ashley Cole le ha giocate tutte fino al 90esimo. Ashley Cole? Sì, in campionato. Ma non ha giocato col CSKA? Appunto, in campionato. Ah, va bene, allora devi essere preciso, Giorgio. L'ho detto, ho premesso. E allora ti direi anche che la Roma ha fatto 4 vittorie di fila. Ci mettiamo tutte, no? E a quel punto ne possiamo dire quante ne vogliamo? Quanti gol ha segnato la Roma fino adesso? 10 gol, subendone uno. Mimmo, ma ha fatto giocare... Ma quanti ne ha fatti nei primi tempi? Nei primi tempi mi trovi un po' impreparato. Te lo dico io. 4, 1, 5, 2, 7, 8. Quanti ne ha segnati nei primi 30 minuti? allora, no, perché questo è il dato. Allora, 4 con il CSKA. 6? La Roma ha segnato 6 gol nella prima mezz'ora. Ok, c'ero arrivato. Ed è un dato in controtendenza con l'inizio della passata stagione, no? Sì, è vero. Diceva che la Roma segnava solo sì. Nel secondo tempo. Tant'è vero che i primi gol nei secondi tempi vennero a Roma-Bologna, ve lo ricordate? Sì. All'Olimpico pioveva, c'era un casino infiniamo. E allora quindi vuol dire che cosa, Ubaldo? Tu che sei un tecnico, come spieghi? Casualità? L'anno scorso si diceva, perché è bravo Bompare che va in tribuna, scopre i segreti, a Roma parte piano, poi quest'anno la Roma che fa invece parte forte, parte sparata, cioè per la seconda gara consecutiva ha fatto 2 gol nei primi 13 minuti, ok? Perché contro il CSKA ha fatto il secondo gol all'11esimo, se non mi ricordo male, ieri l'ha fatto al 13esimo. Quindi che cos'è? Un altro approccio, un'altra mentalità? E la mentalità chi gliela dà a questa squadra? Che ieri c'erano 5 uomini nuovi dall'inizio rispetto al CSKA, quindi vuol dire che proprio la squadra, che nel suo complesso è una squadra forte, che ha un suo DNA ormai consolidato. E sto facendo tutto questo discorso per magnificare, qualora ce ne fosse ancora una volta bisogno, il lavoro di Rudy Garcia, perché ieri la mano di Rudy Garcia si è vista in maniera strepitosa quando, dopo il 2-0, quando lui ha ordinato ai suoi giocatori di fare possesso palla, di riposarsi, di non forzare nulla, e sai, la tentazione del giocatore è quella di dire, vabbè, c'è la possibilità di andare a far male ancora all'avversario, andare a fare qualche altro gol, magari prendiamo, eccetera eccetera. Tant'è vero che io ieri ho visto un po' col freno a mano tirato quel capellone finto dai di Gervinio, dai, che gli è partita la faccia e gli è partita tutta la credibilità pilifera, diciamo così, no? Arriva un momento in cui devi fare i conti con quella scena. Esattamente. A me è successo tanti anni fa. Vabbè, ma se non ti puoi paragonare a Gervinio. No, dai. Assolutamente, però avevo 17 Gervinio anni, me ne sono accorto. San Pancrazio qui davanti, poi c'è un attimino dei capelli e poi gli cascano tutti dietro. Però voglio dire questo, che Gervinio magari avrebbe voluto un atteggiamento di squadra un po' più spregiudicato, invece la Roma giocava molto a far possesso palla, una specie di Torello quasi, no? Sì. E quindi perché l'allenatore gli ha ordinato quello, i giocatori fanno quello che dice l'allenatore, e questo io l'ho trovato veramente molto positivo. Parentesi che volevo aprire prima la adesso su Mapu Yangambiwa. Sì. Devo dire, a me è piaciuto molto perché evidentemente lui sa fare poche cose, ma quelle poche cose che fa, non so se sono poche o tante, insomma, però quelle cose che sa fare benino, tranquillo,
non fa lo sbrolone, non se la rischia, no, prende la palla e la consegna al primo compagno vicino. E però fatemi dire che Yang Abiva mi è piaciuto, ma io sto piano piano prendendomi una cotta per Manolas, ve lo dico, una cotta calcistica ovviamente, eh? Sì, vorrei che qualcuno poi pensasse, perché a me mi sembra uno bravo bravo, Baldo, non so, dimmi te, dimmi te. È così, Mimmo, è così, è tanta, tanta roba, cresce sempre di più. Guarda, il Barbo non è piccolo, eh. No, assolutamente. E se ti metti a fattigna, a spigne e vinci sempre dei contrasti, vuol dire che pure te c'hai una forza che ti mette paura, eh. E poi lui è uno grosso, che non sembra, ma è grosso forte, Manolas. E quindi va bene così, è andata tutta bene, tutto a posto. De Santis ancora, no? Com'è? Beh. Come Buffon. Esattamente. Parma, che dobbiamo fare? Ci cominceremo a pensare da domani? Che dici, Riccardo? No, no, sì, Mimmo, no, 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 ti spiego perché. Perché ancora io mi batterò sempre per Mattia Destro. Quanta gente. Non abbiamo parlato. Quanta gente ha messo d'accordo? Ha timbrato come doveva timbrare. Dici, però ha fatto solo quello. Io ci metterei la firma affinché lui facesse solo un gol a partita, tutte le partite. Perché poi vado a contare quanti sarebbero a finale eventualmente. Tanto è inutile, Riccardo. Cioè, Destro è uno che non strapperà mai un applauso, ancora un boato, no, niente. Però lui, fino a che continua a fare un gol ogni volta che gioca, a me mi sta bene così. Fate come vi pare, e vediamo quello che succede, no? Con grande serenità. Sarà a dormire, eh? No, io Simo, perché rifletto, se posso vorrei un bel di compagnia, no, fare niente, una domanda che chiuda il tuo intervento in maniera circolare, perché abbiamo aperto parlando di Florenzi, ma devi spiegare questa. Te la dico. C'è che circolare. Fai Monteverde Verano. Come quei film che iniziano con, anzi finiscono con l'inizio, no? Per dire. Ah, film circolari. Posso? Allora qual è la domanda? Ti dicevo, allora l'immagine di Florenzi, alla quale io vorrei accomunare quella di Frankie Lampard di Manchester Chelsea, e di un giocatore che ha militato per tanti anni con la casacca dei Blues, gli segna in una gara importantissima per il titolo e a fine partita va sotto la curva del Chelsea a prendersi gli applausi del proprio pubblico. Allora un altro calcio è possibile? Un altro calcio è possibile. Ti faccio un esempio. Qualora Totti fosse andato via dalla Roma, si sarebbe ripresentato all'Olimpico, avesse fatto gol contro la Roma, tu pensi che la curva sud l'avrebbe insultato e avrebbe tirato dei moccoloni dietro? No. Credo che molto dipenda da quello che tu dai. Evidentemente Lampard ha dato così tanto al Chelsea che è impossibile non tributargli comunque sempre e comunque un applauso. E credo che dipenda molto anche dai personaggi, da coloro che hanno scelto di legarsi ad una squadra e di diventare la bandiera di quella squadra, e questo è un merito che va al di là dell'applauso che poi ricevi nel momento in cui ti ripresenti, perché è facile, no? Fare la bandiera di questa squadra, io sono la bandiera di questa squadra, poi magari c'hai tutto l'album dei figurine dietro che hai militato in tante altre squadre. È un conto invece quando apprende le figurine di 20 anni fa è sempre qua la maglia ci avevi, e questo discorso può valere per Totti, può valere per pochi altri nel campo italiano, quindi sì, ci può essere un altro calcio, ma dipende sempre comunque dai protagonisti. Quello di Florenzi, l'abbiamo detto prima, ha avuto per me forse una cassa di risonanza addirittura esagerata, perché sarebbe bello se in ogni circostanza un calciatore dopo il gol andasse a dare un bacio alla propria nonna, alla propria moglie, alla propria figlia, al proprio figlio. Capisco che non si può fare, però forse potrebbe aiutare, ci sarebbe un po' più di casino, un po' più di tempo di recuperare, un po' più di cartellini gialli, ovviamente, perché è una cosa che questo regolamento lo vieta, e credo che sia un regolamento abbastanza impietoso, cioè che non ha pietà, che proprio non ha un minimo di coscienza di nessun genere, però va bene così. Mimmo. Però, sì, prego. Ultima curiosità mia, sì, perché mi serve che da oggi la sto cercando. Che età, sai quanta strada ha fatto ieri? Ma panna allo stadio? No, seriamente. Non riesco a trovare. Statistiche? Sì. No, purtroppo non vengono pubblicate in maniera costante e continua da chi dovrebbe farlo. Pubblicate nel senso offerte, perché poi dopo, se mai pubblicate, sembra che non le pubblicano i giornali, perché ci sono delle agenzie che però
forniscono dei dati il giorno successivo, e se avrai la pazienza magari domani, sempre se Dio vuole, sì, io te li okay, renderò noti. Ti ringrazio. Beh, allora Mimmo, fatte conto. Fatte conto, l'ho già detto. Va bene. Posso replicare? No. Ciao Mimmo, buon pomeriggio, a domani. Ciao Mimmo, grazie. Ciao Mimmo. Ciao, Ciao Ni. Ciao Ni. Ciao Mi. Ciao Pi. Oh, Mi. Ma che è davvero? No. Pensate davvero, che me l'hanno detta quella cosa. Lo so. Fate, così, no, ma vi prego. No, scusa, è una cosa, certo. Siamo fuori collegamento, è una cosa seria. Ma quando l'hai saputo? Chi ma hanno detto più di una persona, No. Ma lui non ce viene, però, Mimmo, non gli piace farla sapere sta cosa. Ricca, però è un personaggio. La devo affrontare seriamente sta cosa. Vabbè. Siete collegati con Mimmo Ferretti del Messaggero. Ah, ma allora siamo in onda. Ma Ricca, non sempre è stato detto bene, però, Caponata. Ciao Mimmo, grazie.